Siamo alla puntata 3 di lavorare di meno e guadagnare di più. Ho ricevuto delle telefonate anche che con i miei consigli stanno già dando i suoi frutti. Oggi parliamo di una cosa molto delicata. Voi sapete che io vado spesso in giro, nelle fiere, nelle conferenze, vado a trovare i clienti e la lamentela che sento di più è: ma non è che mi manca il lavoro, è che non mi pagano. E allora oggi voglio affrontare con voi questo argomento. Vedete, recuperare i crediti è un lavoro, è il lavoro per noi. Noi pensiamo, magari da tecnici, che il nostro lavoro sia solo fare il rilievo, fare il disegno, fare il progetto. No, recuperare i crediti è un lavoro e come tutti i lavori ha bisogno dei suoi tempi. Quindi il mio spunto qual è? Fissa nella tua agenda 2, 3 mezze giornate al mese in cui ti occuperai esclusivamente di recuperare i crediti. Ormai la gente è comoda. Molte volte basta solo una telefonata per dire: ma ti ricordi, io dovevo avere quel bonifico, se per favore me lo puoi fare? E il bonifico arriva subito. Poi c'è chi non vuol pagare, quello sarà più difficile. Ma noi dobbiamo dedicare del tempo a recuperare i crediti. È anche questo un nostro lavoro. Dai, segui gli spunti del geometra con gli stivali e vedrai che, come dice la nostra rubrica, lavorerai di meno e guadagnerai di più. Buona vita da Pino Mangione.